Dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda le virtù cristiane, vivere il battesimo tra grazia e libertà. A cura del Diacono Luca Lucchini, fondatore e responsabile del movimento ecclesiale cattolico I servi inutili del Buon Pastore. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo al Diacono Luca la parola. Carissimi. Amici in ascolto sulle frequenze di Radio Mater, una buona serata a tutti voi e un ben ritrovati a quanti mi seguono in questi nostri incontri del secondo martedì del mese. Come sapete stiamo trattando nell'ambito delle virtù cristiane e all'interno delle virtù cristiane, delle virtù teologali, della carità, della spiritualità, della comunione o coinonia che nasce e vive proprio dalla virtù cristiana della carità, dell'amore. E la volta scorsa abbiamo accennato eh, a grandi linee, ci siamo introdotti a vedere appunto, ad osservare la coinonia, questo termine greco che appunto eh, definisce la spiritualità della comunione. E lo abbiamo fatto, lo riprendiamo ancora questa sera, partendo da ciò che Gesù ha detto appunto a riguardo della coinonia. E siamo nel grande... Discorso di Gesù al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Perché il mondo creda che mi hai mandato e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Perché dicevamo e ricordiamolo che la comunione, la spiritualità della comunione, Ricordiamo ancora il termine teologico dal greco koinonia è fondamentale vorrei dire costitutiva della vita cristiana e Dio ci ha creato carissimi amici in ascolto su Radio Mater ci ha creato in questa comunione d'amore perché lui stesso vive in comunione d'amore con il figlio nello Spirito Santo, che è proprio l'amore, lo Spirito Santo, che lega il padre con il figlio, il padre con la sua parola incarnata, con il verbo. Ed è in questa comunione che crea l'uomo, e lo vedremo questa sera, quindi tutti e ciascuno di noi è in questa comunione perciò che vive la Chiesa di Cristo. Ed è in questa comunione che anche noi, come membri del corpo di Cristo, che è la Chiesa, siamo chiamati a vivere in comunione. Proprio dicevamo la volta scorsa, come tralci. Dell'unica vite e questo ce lo ricorda Gesù con questa immagine plastica bellissima dei tralci dell'unica vite perché se tu stacchi il tralcio non riceve più la linfa quindi se ci stacchiamo dal, dal tralcio se stacchiamo il tralcio dalla vite, dalla pianta che è Cristo, noi non riceviamo più la vita e abbiamo detto che. Per approfondire meglio gli aspetti e comprendere meglio gli aspetti della spiritualità della comunione, avremmo utilizzato, avremmo seguito il Magistero di San Giovanni Paolo II, che all'interno della lettera apostolica nuovo millennio in eunte all'inizio quindi del terzo millennio cristiano dedicò il numero 43 un intero capitolo proprio alla spiritualità della comunione e Giovanni Paolo II in questo documento esortava proprio i fedeli cattolici e tante volte ci diciamo: no? noi siamo devoti dei santi. Chi di noi non è devoto di San Giovanni Paolo II? Ma noi non possiamo amare chi non conosciamo, l'ho detto tante volte in riferimento alla Chiesa. Dunque anche in riferimento ai santi, non posso de definirmi devoto di quel santo se non lo conosco e soprattutto se non mi preoccupo di conoscerne il pensiero e la vita, le opere che hanno fatto sì che quell'uomo o quella donna, quel servo o quella serva di Dio siano stati riconosciuti santi. Dalla Chiesa. Capite bene che è un controsenso. Quindi, se noi ci stimiamo devoti, fedeli di San Giovanni Paolo II, dobbiamo anche preoccuparci di conoscere il suo pensiero, ciò che egli ha scritto come romano pontefice anche nei suoi documenti. E guardate a questo proposito l'esortazione che rivolgeva nel nuovo millennio in Eunte, dove diceva che, come cattolici, che vivono alle soglie del terzo millennio cristiano, la grande sfida per noi è proprio quella di fare della Chiesa la casa. E la scuola della comunione. E di questa comunione ne parla sempre, spessissimo, il nostro Santo Padre Papa Francesco. E Giovanni Paolo II diceva che dobbiamo fare della Chiesa la casa, la scuola della comunione se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo. Il disegno di Dio qual è? Ce lo ha detto Gesù all'inizio, no? Come tu padre sei in me e io in te, siano anch'essi noi una cosa sola perché il mondo creda che tu mi hai mandato, per cui è nella misura in cui noi vivremo davvero in comunione d'amore, non solo con Dio, ma anche coi fratelli che ci vivono accanto e come battezzati come membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa, in comunione con i nostri fratelli e sorelle, in quel modo, allora il mondo potrà credere che Cristo è il mandato e l'eletto del Padre. Gesù è chiarissimo. È proprio nella misura in cui noi ci accogliamo e ci amiamo in questa comunione. E allora cominciamo ecco così a declinare un po' qualche aspetto della spiritualità della comunione. Osservandola proprio dicevo dal Magistero di Giovanni Paolo II. E lui ravvisava, lo sentiremo quattro aspetti. Quindi. Esortava la Chiesa del terzo millennio, prima di programmare iniziative concrete, occorre promuovere una spiritualità della comunione. Ascoltate, riprendiamo questo pensiero che avevamo mh, dato l'altra volta concludendo la trasmissione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo. E il cristiano, dove si educano i ministri dell'altare quindi nei seminari, i consacrati, quindi i conventi, i monasteri, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie, perché la famiglia è la cellule che è invitata a vivere la comunione, la comunione d'amore e tutte le comunità. Ascoltate ora come Giovanni Paolo II. Esprime e declina, vi dicevo, in quattro passaggi, in quattro aspetti la coinonia. Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore, bellissima e poetica questa espressione, sguardo del cuore, cioè uno sguardo che parte da dentro noi stessi portato sul mistero della Trinità che abita in noi. Lo sappiamo, no? Dal battesimo la Trinità abita in noi. E la cui luce, la luce della Trinità che vive in noi, va colta, ascoltate, va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto. Quindi, Spiritualità della comunione significa inoltre, ecco un secondo aspetto, capacità di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del corpo mistico, quindi della Chiesa. Dunque, ascoltate bene eh, il prossimo, sentirlo come uno che mi appartiene. Per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia. Terzo aspetto che evidenzia Giovanni Paolo II: spiritualità della comunione è pure capacità di vedere innanzitutto ciò che è di positivo. C'è nell'altro, non specie anche nelle famiglie, guardare sempre l'errore, ciò che uno ha fatto di sbagliato, di male, ma ciò che di positivo c'è nell'altro per accoglierlo, ascoltate e valorizzarlo come dono di Dio, un dono per me oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto. Ricordate San Paolo ai Romani. Al capitolo 12, al versetto 10, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Pensate se noi, che ci stimiamo cattolici, cattolici praticanti e chi sa, in ascolto ci saranno sacerdoti, suore, religiosi, consacrate certamente battezzati, in, 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 laici anche impegnati, se noi ponessimo l'accento del nostro cammino cristiano solo su questa frase di Paolo, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siete convinti, non siamo convinti. Io sì che anche le guerre cesserebbero perché avremo una pace interiore che non ha bisogno e un equilibrio spirituale che non ha bisogno di scagliarsi contro gli altri, mettendo in luce sempre ciò che di male pensiamo abbia l'altro. Io dico sempre che quando si pone il dito indice... Per puntare verso l'altro le altre tre dita sono rivolse verso noi. Certo, se lo facciamo per accusare, diversamente, può essere anche una conversazione, no? Però pensiamoci. E poi spiritualità della comunione, ultimo punto, per Giovanni Paolo II, è infine saper fare spazio al fratello, portando i pesi gli uni degli altri, respingendo le tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano. E generano competizione, l'egoismo, che è il contrario della comunione, carrierismo, diffidenza e gelosie. Guardate come conclude San Giovanni Paolo II. Non ci facciamo illusioni. Senza questo cammino spirituale, quindi della comunione, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione, diventerebbero apparati senza anima maschere di comunione più che sue vie di espressione e di crescita. E allora carissimi, diamo subito un breve spazio musicale alla regia e poi iniziamo ad osservare il primo punto che ha eh, caratterizzato, che ha individuato Giovanni Paolo II e che è la spiritualità della comunione, il cristiano in Dio e nel prossimo. Quindi chiedo un breve stacco musicale. Eccoci, allora, carissimi amici in ascolto sulle frequenze di radiomater, carissimi fratelli e sorelle nella Chiesa, in Cristo, nel battesimo. Iniziamo ad osservare, seguendo le indicazioni di Giovanni Paolo II, la comunione come il cristiano in Dio e nel prossimo. Per fare questo, lasciamo parlare la parola di Dio. In particolare l'Evangelista Giovanni, l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera al quarto capitolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Attenzione, ora, carissimi: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Se uno dice: Io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Carissimi, non è Luca Lucchini che vi parla, eh? è l'apostolo Giovanni. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. E ascoltate come ci spiega perché chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Basterebbe questa pericope della prima lettera di Giovanni per chiudere la trasmissione, perché solo qui è, proprio possiamo dire, sunteggiato la fede cristiana. Ma noi proviamo ad addentrarci. Permettetemi, ecco, di balbettare qualche cosa su questo. Innanzitutto dobbiamo proprio evidenziare la chiarezza con la quale. L'Apostolo Giovanni si esprime nella sua prima lettera riguardo dell'amore proprio come vincolo che ci lega fra di noi unendoci a Dio. E l'Apostolo è senza dubbio quanto mai esplicativo in questa eh, pericope di questa sua lettera e Confacente con questa espressione anche proprio per il tema che stiamo trattando, no? della comunione. Perché vedete, se noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, che dicevamo vive in relazione d'amore il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, no? Lo Spirito è proprio legato a questo amore che fluisce tra il padre e il figlio. Bene. Essendo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, possiamo davvero affermare che è incontrovertibile, è un segno chiarissimo che in questo amore, di questo amore, anche noi, tutti gli uomini, ogni uomo, è stato formato e siamo stati formati. Ecco perché Giovanni, l'apostolo, ci dice ancora sempre al quarto capitolo della sua lettera, al versetto 7 della sua prima lettera, chiunque ama chi ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Quando di fronte a te tu vedi una persona che sa accogliere ama è disponibile tu puoi dire che questo è stato generato da Dio questa persona perché è che conosce Dio quando invece vedi la tristezza quel livore sordo l'opportunismo l'egoismo tu puoi dire che questa persona non è stata non amando, non è stata generata da Dio, soprattutto non è, non conosce Dio. E inoltre mi piace un'espressione che mutuo, che prendo da un bellissimo volume del padre Marco, Ivan Rupnik, il celebre artista teologo. Questo suo volume era Secondo lo Spirito, che invito proprio a procurarsi a leggere. È un libro molto agile ma profondissimo. Il padre Rupnik dice che inoltre Dio crea l'uomo secondo l'immagine, cioè secondo la propria immagine, proprio, ascoltate, per parlarsi, per avere una relazione. Bellissimo questo, perché l'uomo sia una sorta di tu, di interlocutore, di Dio nel creato. Quindi Dio crea l'uomo secondo la sua immagine, a sua immagine e somiglianza, afferma il teologo Rupnik, proprio quasi per parlarsi, se noi siamo a sua immagine, per avere una relazione con la creatura, il creatore con la creatura, con tutti e ciascuno di noi, una relazione d'amore. E perché l'uomo, quindi tutti e ciascuno di noi, uomini, possiamo essere una sorta di tu di Dio, di interlocutori di Dio nel creato, di tutta la creazione, conclude il padre Rupnik, l'uomo, l'unico tu, l'unico tu di Dio è l'uomo. Mamma mia, ma ci pensate, ci sarebbe veramente da rimanere in ginocchio tutto il giorno e benedire il Signore per questo amore sminorsurato che ha messo verso ogni creatura da quella apparentemente più forte a quella apparentemente più fragile apparentemente eh dico perché non è detto che una persona che appare fragile non sia più forte di chi si crede forte allora, carissimi, comprendiamo bene come la vera comunione si esprime, quindi la coinonia, e si realizza proprio nel vincolo che deriva e dipende dall'amore, carità. Ecco perché io, nel mio libro, Le virtù cristiane, Vivere il battesimo tra grazia e libertà, edito da Porzuncola, che ci sta dando la traccia. Per questi nostri incontri radiofonici, ho messo la spiritualità della comunione, la comunione, la coinonia, all'interno della virtù cristiana teologale della carità. Perché la vera comunione, lo ribadisco, si esprime e si realizza proprio nel vincolo che deriva e dipende dalla carità, dall'amore. Carità, dalla virtù cristiana della carità. Allora, capite che non è proprio possibile vivere da autentici cristiani se poi non sentiamo intimamente questo flusso di energia straordinaria che ci lega al padre e ai fratelli. Perché il cristiano, il discepolo autentico di Cristo, attua pienamente, cioè realizza concretamente davvero la sua alta vocazione di santità a cui tutti sappiamo l'abbiamo ribadito più volte siamo tutti chiamati in virtù del battesimo ad essere santi per santificare non solo noi stessi ma anche il prossimo che incontriamo con la testimonianza di un'autentica vita cristiana quindi questa vocazione alla santità in Cristo e nella Chiesa noi possiamo realizzarla solamente se davvero, se in concreto viviamo questa comunione d'amore in Dio e nel prossimo. E qui permettetemi, prima di dare ancora poi lo spazio alla regia, di lasciare un interrogativo. Quando io nella Santa Messa, nell'azione liturgica della Messa, vado a ricevere l'Eucarestia, come diciamo noi nella tradizione cattolica, vado a fare la comunione. Benissimo. Prima di ricevere le sante, le sacre specie eucaristiche, l'ostia santa, il corpo di Cristo. Proviamo a domandarci, può essere una buona preparazione alla comunione. Con chi sto facendo comunione io in questo momento? Da solo? Per tradizione? Mi, a, mi auguro, so, Oppure so che la sto facendo con, con il Signore, con Dio, che poi vivrà in me, ma è solo tra me e Lui? Escludendo cioè gli altri, quelli che magari mi vivono accanto e che vedo in chiesa e vado tre banchi avanti o tre banchi indietro per non salutare o perché ho qualcosa con loro? Con chi facciamo la comunione, fratelli, sorelle, quando andiamo a ricevere Gesù nell'Eucaristia? Davvero mi sento di chiedervi, lasciarvi questo interrogativo, per fare bene la comunione, con chi la sto facendo? Se io non la faccio, con Dio, e nel prossimo. Se questo sacramento non è per me sacramento di salvezza, perché è comunione d'amore in Dio e nel prossimo, anche di chi mi può aver fatto soffrire e magari con il quale non, non parlo più, ma il mio perdono lo do lì. In quella comunione, in quell'Eucarestia, portandolo in quell'Eucarestia e pregando per, le sue, per la sua vita, per la sua conversione, oltre che prima di tutto per la mia conversione. Lo capite che allora riconoscere e tradurre in realtà tutto questo e vivere completamente e consapevolmente inseriti nel cuore di Dio? realizzando pienamente, possiamo dire integralmente, il presupposto fondamentale della nostra creazione e della nostra esistenza terrena, che è appunto la comunione d'amore. Per questo siamo creati. Lo ha detto Gesù in questa preghiera bellissima del capitolo 17 del Vangelo di Giovanni che ricordavamo all'inizio. Quindi vedete come, per tornare a noi, quindi nella fattispecie, nel concreto, sia l'Apostolo Giovanni che Giovanni Paolo II ci chiariscono, ci spiegano che la, la possibilità di come dare pieno compimento alla spiritualità della comunione. E cioè, per prima cosa, è divenire noi stessi amore sull'esempio del Creatore. Permettere a Dio e a Cristo che ci vive, e vive in noi nella Trinità, nei sacramenti, nella grazia sacramentale della Chiesa e trasformarci in amore sul suo esempio e diventare amore sull'immagine di Cristo. Allora sì che io posso dire che sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio e perché non mi sono allontanato da questo amore. Ed ora chiedo alla regia un altro breve stacco musicale prima della conclusione. Ricordiamo che se c'è l'ascolto di Radio Mate sta andando in onda le virtù cristiane, vivere il battesimo tra grazia e libertà a cura del diacono Luca Lucchini, fondatore e responsabile del movimento ecclesiale cattolico I Servi inutili del Buon Pastore. Ricordiamo che dopo l'ultima parte, tra qualche istante, dopo il prossimo intervento del diacono Luca, Apriremo le linee telefoniche, vi ricordiamo che per pararvi da, da subito il numero è 031 64 60 00 per mandare un messaggio 331 79 14 523 per le mail diretta a radiomater.org. e ritorniamo la parola a Giacomo Luca per le conclusioni di questa trasmissione. Ecco carissimi, allora per concludere primo, uh, questa prima analisi sulla spiritualità della comunione, questo primo approfondimento, dobbiamo dire che prendere coscienza del fatto che il Dio Trinità, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vive in noi, con noi, per noi è illuminare la nostra vita di una luce e di una vitalità che sono ineffabili. Ci trasformano davvero e non trasformano solo noi come persone, ma anche chi ci vive accanto. Lo sappiamo, la storia della Chiesa... È, pieno di, è piena di esempi di santità di santi che hanno generato altri santi per la pienezza di amore che hanno vissuto e donato ecco perché san Giovanni della Croce il grande riformatore del Carmelo siamo nel XVI secolo in Spagna insieme a Santa Teresa d'Avila prima donna dichiarata dottore della Chiesa insieme a Santa Caterina da Bene, San Giovanni della Croce diceva che al tramonto della vita, al termine della nostra vita, noi saremo giudicati sull'amore. Quindi vivere questa dimensione della comunione d'amore a immagine di Dio e di Cristo è vivere veramente la nostra alta vocazione battesimale è vivere il battesimo e dare compimento al battesimo e vivere la vita di grazia nella chiesa ancora è accendere di speranza e di speranza cristiana la nostra povera umanità diffondendo questo amore anche attorno a noi e, e la speranza e con essa quindi la fede, virtù che promanano dalla fede in Cristo. Perché significa vivere pienamente, consapevoli, la nostra identità cristiana. Che in una parola, come ci dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, è esaurire l'amore, donare l'amore, consumarci per amore e nell'amore. Quindi, capite bene, capiamo bene, che il fare esperienza profonda di questa realtà, della realtà dell'amore, della comunione d'amore, de che a partire dal battesimo sacramentalmente sussiste nell'intimo di noi stessi, è offrirci la possibilità di sperimentare sul serio. La misura alta della vita cristiana ordinaria, che è la santità, come la definiva San Giovanni Paolo II. La santità è la misura alta della vita cristiana ordinaria, cioè della vita di ogni giorno che se informata della santità di Cristo nella Chiesa, nella nostra vita, realizza in noi questa misura alta della nostra vita ordinaria, cioè della nostra vita di ogni giorno, proprio così come è avvenuto nei santi. Ecco perché alcuni di loro, ricordo parlandovi da Assisi, sapete che qui ad Assisi non, è nato solo, non sono nati solo San Francesco e Santa Chiara, con i santi primi compagni di Francesco, o la madre, la sorella, le prime compagne di Santa Chiara, ma anche il santo passionista, il giovane santo passionista Gabriele dell'Addolorata, che nacque proprio ad Assisi nel 1838. Bene. Lui, come alcuni altri santi, dicevano che la santità non consiste nel fare cose straordinarie. Pensiamo a alcuni santi eccezionali come Padre Pio, eh, San Francesco o altri, no? con questi doni mistici ineffabili, ma straordinariamente bene le cose di ogni giorno. Lo ripeto. La santità non significa fare cose straordinarie, ma straordinariamente bene le cose di ogni giorno. Con amore di Dio, per amore del prossimo. Pensate solo come ci santifichiamo per amore del prossimo esercitando la virtù cristiana della pazienza. Allora, vivere la santità in questo modo, carissimi, dobbiamo dire che è vivere in maniera pienamente adulta e matura la nostra esistenza terrena, attraverso il vincolo dell'amore, perché siamo sempre essenzialmente, possiamo dire, assunti nella stessa vita di Dio, in piena comunione con Lui. E con il prossimo. Spero di essere stato chiaro perché qui siamo proprio ai fondamenti dell'insegnamento di Cristo e della Chiesa, alle radici della vita cristiana. Non dobbiamo quindi mai dimenticare che è Gesù stesso che si fa maestro per noi insegnandoci questa dimensione trinitaria della comunione. L'abbiamo sentito, capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, versetto 21. Perché tutti siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E quindi porgo anche una domanda, per esempio, a chi mi ascolta ed è sposato. Mi preoccupo. Se sono uno sposo o una sposa cristiana, ad essere una cosa sola nella Trinità, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, con il mio coniuge o la mia coniuge, col mio sposo o la mia sposa, stando attento a non ferire quella comunione d'amore. Nella quale siamo stati creati nel battesimo e che abbiamo confermato e ci siamo costituiti con il sacramento del matrimonio, e chi vi parla è un diacono sposato, permanente, uxorato. Vedete gli elementi straordinari che possiamo eh, cogliere e fare nostri dalla vita di fede. Quindi allora. E vediamo poi se ci sono telefonate in diretta o messaggi. È assolutamente necessario percepire in piena consapevolezza come non sia possibile fare un'esperienza reale, un'esperienza soprattutto seria ed effettiva, concreta di vita cristiana, e quindi non possiamo ritenerci autentici discepoli di Cristo, come insegna e dicevamo l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, se non capiamo quanto sia necessario vivere la comunione d'amore nel vincolo della carità, non solo con il Signore, con Dio, con il Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, ma altresì anche. Con il prossimo. Ed ora chiedo alla regia se per caso ci sono dei messaggi o delle telefonate in diretta. Possiamo avere una, una telefonata, prego. Pronto? È in linea però non. Sì, pronto? Mettiamo intanto un, un breve canto. Sì. Allora, possiamo accogliere una prima telefonata. Abbiamo Maria. Pronto? Buongiorno, buonasera. Buonasera, signora Maria. Da dove chiama? Io chiamo da Verbagna, ah, Piemonte. Benissimo. E volevo chiedere una cosa che forse è un po' diversa da quella della sua omelia che ha fatto, tra l'altro bellissima. Grazie, signora Maria, <ride> grazie. Ci mancherebbe. Allora io volevo chiedere, io sono stata sposata con un uomo che era già stato sposato, sì. però io ho vissuto quei pochi anni che poi lui è rimasto vedovo, con una, andavo sempre a messa tutte le domeniche, anche la sera, se quando potevo. E ho vissuto un periodo perché non potevo ricevere il sacramento di Gesù nell'ostia, perché non ero sposati in chiesa. Io ho chiesto a Dio di farmi sposare un giorno in chiesa e siamo riusciti a sposarci in chiesa. E, e siamo, abbiamo vissuto un amore certo. bello, grande, e, certo. certo. Sì, ecco così. Dopo mio marito purtroppo, che aveva quasi 100 anni, si è ammalato e io l'ho curato come si deve, come una moglie deve fare, a casa e poi però è stato portato all'ospedale all'ultimo momento perché dicevano che aveva certo, bisogno di certo, massimili. Certo, ecco. certo. Allora lui quando è andato all'ospedale non ha però potuto ricevere i sacramenti, cosa che io ci tenevo tantissimo. E quando io poi ho, ho, ho telefonato in, in ospedale per chiedere se mio marito aveva ricevuto l'olio santo come si fa quando una persona è in punto di morte sì. e mi ha detto no, perché non ci sono sacerdoti di più in, 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 in ospedale perché c'era anche il Covid probabilmente c'era certo. un po' di timore di questo. E io poi ho chiesto a Dio, mi sono messa con tutto il cuore a pregare Dio, di non so come spiegarmi, che lui a, a, avesse donato questo sacramento al mio sposo sì. perché io volevo che lui riceveva come li vorrò ricevere certo, anch'io certo, quando certo. sarà questo momento certo. e sono rimasta un po' così perché ho avuto un po' di timore per lui ascolti e, è giusto allora. aver avuto questo timore o Dio eh, so che è misericordioso con tutti allora Posso risponderle in diretta, signora, e eh, tanto la ringrazio, signora Maria. Ecco, dobbiamo sì, stare, eh. le rispondo in diretta, eh? sì. dobbiamo stare mh, sempre attenti a vivere la nostra fede in maniera equilibrata, in maniera che ci dia la pace, quella pace interiore che Gesù ci offre. Se lei pensa, questo è un periodo, abbiamo, visto, abbiamo ascoltato nei Vangeli le, le apparizioni di, del risorto, di Gesù risorto, gli Apostoli, una volta senza Tommaso, una volta con Tommaso, e il Signore eh, come saluta, la pace sia con voi. Quindi il suo desiderio, il Signore guarda il cuore, guarda la nostra disposizione d'animo. Certo. E probabilmente era anche il desiderio di suo marito poter ricevere eh, l'Eucarestia. Non ha potuto riceverla, ma quel desiderio il Signore già lo coglie. Eh, pensi anche a quello che diceva Padre Pio al riguardo eh, quando. Eh, noi a volte diciamo: eh, Ma io come faccio a santificarmi? Io sono un povero peccatore, eccetera. Padre Pio diceva che il Signore premia sempre l'impegno, lo sforzo che mettiamo nella vita cristiana, mai i risultati. Se premiassi i risultati, neanche i Santi sarebbero in paradiso. Quindi, il momento del passaggio, ecco, è certamente il momento in cui il Signore eh, ci viene incontro e questo desiderio vostro è stato. È stato bello quindi questa sua preghiera e questo desiderio del Signore certamente ne ecco, terrà conto. Grazie, grazie signora Maria, grazie di cuore, buona serata allora cogliamo un'altra telefonata, prego. Sì, abbiamo Roberto sempre da Roberto. Ecco, se per favore Roberto puoi spegnere la radio, grazie. Prego. Pronto? Pronto, sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Roberto. Sento, Don Luca, ed io volevo chiedere una domanda, è un po' contorta e spero di sbagliarmela. Adesso io la ringrazio per la sua diciamo, esposizione un veramente elevata. Ecco, io volevo dire questo, per quanto riguarda l'avvicinamento fra chi non è. Non è Praticante, ha poca fede, o meglio ancora, diciamo, è contrario. Però sì. ama il prossimo e fa opere di carità, diciamo, e ha un amore per, 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 per i fratelli, diciamo, anche, anche estremo alle volte. Come fa ad avere un, un merito? E per, però non si accosta ai sacramenti e non si accosta alla, alla comunione, quindi non, non è realizzato in pieno, in senso divino, quello, quello che è lo spirito lo Spirito Santo e con i suoi doni ecco c'è una, una conciliazione c'è una possibilità ecco di, di uscire da questo, da questo problema se forse sono un po un po confuso no Comunque, no 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 eh, Roberto, eh, è mi ha capito grazie sì, allora eh, certamente ci risponde lo dicevamo all'inizio no ci rispondono sia San Giovanni che poi anche eh, eh, San Giovanni, che per esempio dice no, eh, che chi ha, se uno dice io amo Dio e odio suo fratello, è un bugiardo. Quindi chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Allora, se come dice San Giovanni della croce, al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, il Signore ti racconto. Di tutto il bene che le persone fanno. Noi cerchiamo anche di pregare e di offrire anche no, la nostra vita, il nostro sofferente, proprio per la conversione anche di coloro, non solo dei peccatori, ma anche di coloro che sono. Si sentono spinti all'amore, questo è Dio che spinge all'amore, ma non riconoscono la voce di Dio, magari non sanno riconoscerne i segni della presenza di Dio nella loro vita. Ma chi riceve amore da queste persone, certamente vede un riflesso della luce di Dio, perché Dio è amore, come dice San Giovanni. Grazie, signor Roberto. Ecco. Se vedo che anche il signor Raffaele ha scritto un messaggio che compendia quello che stiamo dicendo, Gesù Cristo ci ha insegnato l'amore, lui ha detto "Dall'amore riconosceranno che siete i miei discepoli". Quindi il nostro dovere principale, direi, anche prioritario è proprio l'amare. Grazie Raffaele, ecco che <ride> compendia tutto quanto ci siamo detti questa sera nella spiritualità della comunione. Diamo ancora al nostro caro Mario se ci fosse qualche altro. Allora gli passo subito la, passo subito la parola, dunque, prego. Per ora, per ora non abbiamo nessuno, passiamo. Grazie. Bene, allora siamo giunti alla conclusione di questo nostro incontro. Il tempo è. Volano, tempus fugit, ma ringraziamo il Signore che ci ha permesso di trascorrere quasi un'ora di tempo insieme per parlare di Lui. Quindi abbiamo santificato anche nell'ascolto e nel vostro paziente ascolto questa, questo nostro tempo, perché abbiamo parlato di Lui e dove due o più sono riuniti nel mio amore dice Gesù io sono in mezzo a loro per cui adesso nel salutarvi nel salutare tutti ciascuno di voi voglio invocare la benedizione del Signore su di voi sulle vostre famiglie sulle vostre eh, intenzioni di bene vorrei benedire che questa benedizione fosse la più larga possibile per coloro che sono in questo momento in, in ascolto e nella sofferenza, nella solitudine, nel carcere, nel, nella, in un letto di ospedale. Ecco perché proprio il Signore, che è amore, Dio, che è amore, fasci le ferite di tutti e di ciascuno, fasci tutti i desideri di bene e soprattutto chiediamolo reciprocamente che ci renda santi di quella santità che è il suo amore per noi e per gli altri, perché possiamo santificarci e santificare anche nell'amore di Dio nell'amore del prossimo, in Cristo e nella Chiesa. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. E vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Bene carissimi, allora andiamo, rimaniamo nella pace in questo mese di maggio, ricordiamo Sempre il nostro caro Don Mario. Mi scuso che non l'ho fatto il ricordo, ma io lo percepisco sempre con noi e sempre qui a Radio Mattare. Ecco, che dal cielo vegli su di noi. Noi ci diamo appuntamento al prossimo eh, mese di giugno e vi auguro veramente delle sante giornate. Viva Gesù!